Dal bolognese avevano messo a segno furti lungo tutta la via Emilia, a Imola, Faenza e Forlì. Poi si erano spostati anche a Ferrara, Ravenna, Piacenza e Lugo, fino a quando non sono stati arrestati dai carabinieri di Forlì. Il video qui proposto, registrato dalla videosorveglianza di un supermercato lughese, li ha definitivamente incastrati. Padre, madre e figlio, italiani, avevano messo a segno, nei mesi scorsi, fra ottobre e novembre, furti dalle auto, in abitazione, borseggi e prelievi fraudolenti utilizzando le carte bancomat rubate. Non avevano obiettivi predefiniti, colpivano con cadenza giornaliera a seconda dell'opportunità che si presentava. In manette sono quindi finiti Fabrizio Bonora, di 44 anni, Natascia Gallieri, 41 anni, entrambi con precedenti specifici e con sentenze già passate in giudicato, e il figlio di 22 anni, Stefano Bonora, disoccupato, tutti residenti a San Lazzaro. L'attività investigativa dei carabinieri di Forlì era iniziata il 22 ottobre scorso dopo un furto in un negozio di abbigliamento dove marito e moglie avevano trafugato diverse borse da uno scaffale. Una di queste non apparteneva al punto vendita, ma ad una persona vera e propria. All'interno era custodito il bancomat insieme al PIN. La donna quindi ne aveva approfittato per fare un prelievo ad uno sportello bancario. Nel corso della giornata la coppia aveva tentato altri prelievi acquisti mediante la carta, ma il tutto non era andato a buon fine per il superamento del limite di spesa giornaliero. Dopodiché il proprietario era riuscito a bloccare la carta. Nel frattempo le prime immagini della videosorveglianza erano riuscite a mettere gli investigatori sulla pista giusta, perché avevano catturato l'auto utilizzata dalla famiglia per spostarsi, una Mitsubishi Colt grigia. Nel mese di novembre lunga la serie di furti commessa, in particolare uno in un'abitazione di Imola e uno in un'abitazione di Faenza. Nella nostra città i malviventi avevano anche colpito un'auto parcheggiata recuperando un altro bancomat e riuscendo nuovamente a prelevare una discreta somma di denaro. Nella stessa giornata la famiglia dei ladri si era poi spostata a Lugo, dove sotto gli occhi delle telecamere aveva derubato una donna all'uscita del supermercato. A mettere a segno il furto in questo caso era stato il figlio 22enne. A Ferrara, colpito anche un camionista, fermo con il proprio mezzo, in un'area di sosta a Sant'Agostino, sempre all'interno della stessa giornata. Il 12 novembre il furto a Ravenna, con tanto di inseguimento e fuga per scappare da un posto di blocco dei carabinieri, superato dopo aver rischiato di investire un agente. Sentendosi braccati, i Bonora avevano spostato il proprio raggio d'azione nel Piacentino, sostituendo la targa della propria auto con una rubata. E a Fiorenzuola d'Arda, dopo l'ennesimo scippo, sono riusciti a prelevare nuovamente un'ingente somma di denaro da un bancomat. Le gesta dei bolognesi sono finite martedì scorso, all'alba. I militari, una volta riusciti a ricostruire l'identità dei ladri, li hanno sorpresi direttamente a casa, con tutta l'area attorno all'abitazione che era stata cinturata per evitare altre fughe. Nonostante tuttavia l'ingente dispiegamento di uomini, il padre di famiglia ha comunque tentato di scappare, ma è stato subito fermato. Durante la perquisizione domiciliare, alla ricerca di eventuali aree furtive degli indumenti utilizzati dagli indagati durante i furti, sono stati trovati alcuni oggetti per la rimozione delle placche antitaccheggio applicate nei vestiti di vendita nei negozi. Si è proceduto inoltre al sequestro di un'auto intestata alla donna, in quanto si è ritenuto che potesse essere utilizzata per altri furti. Nel frattempo, infatti, la Mitsubishi era stata venduta per non correre rischi. Su disposizione del Tribunale di Bologna, anche l'abitazione dei ladri è stata sequestrata in accordo con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. I tre sono stati condotti nel carcere di Dozza e dovranno rispondere per plurimi furti aggravati, rapina aggravata e utilizzo fraudolento di bancomat. Indispensabile per le indagini la collaborazione con i RIS di Parma, che hanno permesso di attribuire ai tre una serie di furti, ritrovando le impronte digitali su alcuni reperti acquisiti dai militari, in particolare durante il furto nel negozio di abbigliamento di Forlì. Il sostituto procuratore Federica Messina, che ha coordinato il lavoro dei carabinieri, ha evidenziato la peculiare spregiudicatezza degli indagati e la loro pervicacia criminale.